Conti. Palla spiovere in aria, Pruzzo, Turone, gol. È stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ed è già nei cinema fino al 26 ottobre Ergol de Turone Rabono, il documentario di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Spagné che torna su un episodio della storia del calcio che i tifosi romanisti non hanno mai digerito. Il 10 maggio 1981 allo Stadio Comunale di Torino c'è l'incontro tra Juventus e Roma che deciderà lo scudetto. Al 72esimo minuto Maurizio Turone della Roma fa un gol di testa e l'arbitro Paolo Bergamo lo convalida. Il guardaline però decreta il fuorigioco e la Juve vince lo scudetto. Allora le polemiche infuriarono e la ferita è ancora aperta. I due registi hanno quindi deciso di fare ricerche nel materiale d'archivio e intervistare protagonisti e testimoni, da Turone a Bergamo, da Prandelli a Marocchino, a Pruzzo e Conti, per tentare di rispondere sempre a quella domanda: ma il gol di Turone era buono? Il documentario, oltre al singolo episodio, racconta un calcio e una città che non ci sono più. Stefano Discreti dice: era una Roma che era uscita da essere chiamata Rometta, già l'anno precedente aveva vinto la Coppa Italia e per la prima volta si giocava il campionato. E una cosa che mi ha colpito all'interno del documentario è che il sindaco di allora di Roma associa la riapertura del Foro Romano alla Roma che torna a essere competitiva per lo scudetto. Quindi posso dire che quella Roma intanto rinasceva. La Roma di oggi non mi sembra che stia rinascendo, la Roma città parlo. Roberto Pruzzo afferma perentorio: sono stato coinvolto in questa avventura che è stata spettacolare, bellissima, quel momento lì non torna più. Il giornalista Alberto Mandolesi sottolinea: calcisticamente la Roma ha affrontato la Juventus come se fosse la squadra del potere e togliere uno scudetto a casa loro in una partita così importante sarebbe stata una cosa meravigliosa, insomma, che avrebbe avuto un significato particolare. Lo De Turone era buono, ma era buono proprio come il pane.